In questo salone meraviglioso ho avuto il piacere di incontrare questa donna altrettanto meravigliosa, è la responsabile commerciale dell'area Sant'Angelo Collezioni. Sono Elisabetta Malara, responsabile aziendale della Sant'Angelo Collezioni Area Business. E naturalmente ha già un bel biglietto da visita, perché ho già visto questi abiti molto deliziosi e soprattutto raffinati. E quindi ci racconti un po' la storia di tutta la sua ascesa a questo ruolo. Io conosco i ragazzi dal 2006 e insieme abbiamo sposato questo brand che è stato totalmente inventato da Gianluca, creato, colorato, costruito da Sant'Angelo Collezioni. E piano piano siamo cresciuti e abbiamo fatto una moda di nicchia, elegante, raffinata, non per tutti. E il salto di qualità l'abbiamo fatto conoscendo Erika Gottardi. Il marchio è stato totalmente inventato, scritto, colorato da Gianluca. E io mi sono trovata immediatamente d'accordo con loro perché hanno una moda raffinata da intenditori. Pur essendo tanto giovane. Sì, perché comunque bisogna anche distinguersi, perché chi vive il mondo della moda e vede una moda giovane e non giovane riesce però comunque a capire anche il bello, perché il bello non ha età. Loro hanno questa caratteristica, cioè loro sanno individuare subito cos'è bello e cos'è elegante. E il loro esordio all'inizio, appunto esordio, è stato faticoso. Molto faticoso, perché entrare nel mondo della moda con questi numeri che ci stanno attorno, con questi geni, con questi mostri è difficilissimo. Però eccoci qua, siamo nel 2014, abbiamo con noi Erika Gottardi. Ma Erika è una persona eccezionale, in fatto di gusto se ne intende tantissimo. Esatto, devo dire che diciamo il salto di qualità l'abbiamo fatto soprattutto grazie a lei. Certo, anche perché il giornale da lei diretto, Woman and Bride, è raffinatissimo. La mia figura all'interno della Sant'Angelo Collezioni è una figura prettamente commerciale e aziendale, cioè io intervengo nell'area business, nei finanziamenti e do, diciamo, quel suggerimento di una persona che non fa parte del mondo della moda che li può aiutare. Perfetto, allora prospettive del 2015 di espansione? Sì, ce ne sono. Però non le svegliamo non le troppo. Possiamo, esatto, noi possiamo svelare perché comunque stiamo abbracciando il mercato del golfo, per cui abbiamo intenzione di andare all'estero con un prodotto made in Italy. Tutto e sarebbe il caso effettivamente di valorizzare tanto, esatto, il nostro perché made. Il nostro, esatto, perché il made in Italy è un brand che ha un potere assoluto, scatola vuota, brand italiano ha un potere assoluto che altri non hanno. Cioè abbiamo un valore intrinseco che gli altri non potranno mai evitarci e arrivare a questo punto, visto che noi siamo italiani, io me lo vendo bene. Auguri e buon 2015!